rappresenta il nostro paese, una bolla vuota. E lo dice Tancredi, il personaggio più terribile del film. Però allo stesso tempo ho trovato l'umanità, una sincerità in Luca innanzitutto, una umiltà. Qualcuno che dice, solo tu per fare questo. A questo punto sì, io non nemmeno ho visto il film, scusate, non ho avuto tempo. Però mi sono fidato di persone, di un gruppo, che avevano una sincerità di rapporto con l'arte. Questo è fondamentale. Poi non ho fatto nessun compromesso, io lavoro assolutamente, non faccio psicologia, mi interessa la psicologia più vicina, mi sembra scematica, non sai cosa dire, un attore dice sempre il tuo personaggio è un po' maschio, un po' donna, un po' gay, un po' trans, un po'. Ah sì, sono così, ma non è vero, no? Cioè quando non sai cosa dire, la tua donna è una donna fragile e forte, sicura, incerta, dolce ma grave, anche se non io. Conoscenza, abbiamo avuto la fortuna di avere grandi maestri, ho lavorato con Pina Bausch, con l'Oriente, dove per stare anni a lavorare sul segno. Allora, Tancredi, io la sceneggiatura non la conosco bene, quando seguivo il bambino, il mio figlio è morto, a un certo punto ho detto, ma dov'è il figlio? Ah, è quello morto, ma non importa, è tutta una questione di forza, di punti, di sguardi, di tecnica di lavoro, dove tu puoi fare qualsiasi cosa. Ci sono stati grandi maestri che ci hanno insegnato, non è psicologia, è tutta una questione di tempi, di ritmi, di sguardi, di stop, di cambi di ritmo, di direzione. I grandi attori dell'Oriente, Chaplin si è rifatto a Ben Affan. Chi è Ben Affan? Se arrivasse Ben Affan a Venezia non l'ho fatto ad altro nemmeno. È quello che ha ispirato Charlie Chaplin, no? Allora, c'è una storia che è stata coerente con un mio percorso. Assolutamente, non so nemmeno chi è Tancredi, per me è sempre danza, è sempre un rapporto col corpo, con lo sguardo, con i tempi, e in questo loro mi hanno accolto come sei. All'inizio mi ha detto dovresti immagrire un po', ho detto ma non ne parliamo nemmeno, e allora mi dice non mi importa, tu anche grasso devi venire. A quel punto mi sono visto una volta alla televisione, ho detto Pippo sarai al di là delle cose anche interessanti, ma sei invedibile, cioè ero enorme. Così ho fatto una dieta che non è stato male, anche la dieta. Devo ringraziare Luca per la dieta, perché con la dieta diventa...